Un libro in dono a tutti i neonati cognatesi del 2017, un omaggio di benvenuto con la speranza di avvicinarli alla lettura, una passione da coltivare fin dalla più tenera età in quanto di stimolo per lo sviluppo della mente e della personalità del bambino ed anche dell'adulto. Questo è il senso dell'iniziativa Un libro per te. Siamo oggi qui, 20 gennaio, nella Chiesa della Trinità, a dare il benvenuto ai neonati del 2017. Questo è il terzo appuntamento consecutivo organizzato dall'Assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca Civica. Questo progetto si inserisce all'interno del progetto più grande che è Nati per Leggere, un progetto che va avanti da circa 17 anni e vuole appunto avvicinare il bimbo e soprattutto i genitori alla lettura. Alla lettura, perché può essere un momento di affetto, di calore e soprattutto di stimolazione. Quindi come bibliotecaria sento in dovere e sento giusto proseguire questo cammino affinché si porti alla conoscenza del libro e dell'importanza della lettura fin dalla tenera età. Crediamo che questa giornata sia come sempre una giornata coinvolgente, interessante e che segni un pezzo della storia di questi bambini che si sono affacciati al mondo nel 2017. È per questo che l'abbiamo anche titolata Nascere, il grande ed affascinante mistero della vita. Perché che se ne dica, ma nascere è sempre un mistero ed è sempre un'avventura spettacolare. Oltre a ricevere il regalo, il libro dal titolo di Tutto in Anna, i presenti hanno potuto ascoltare gli interventi delle maestre dell'asilo nido, gli Sbirulini, che hanno illustrato l'offerta didattica della struttura, gli aneddoti dell'ostetrica Adriana Pampaloni e Vera Orso Giacone, gli insegnamenti del direttore di pediatria e neonatologia dell'ospedale di Cirié, ad Alberto Brac del Prever, e del presidente dell'associazione Ospedale Dolce Casa, Alessandra Coppo. Oggi le nascite sono in costante diminuzione per la crisi socio-economica, quindi è molto bello questo incontro con le mamme dei nati nello scorso anno. Cercheremo di affrontare i temi che possono essere uno spunto di valutazione per il genitore per cercare di far crescere al meglio il proprio bimbo, e quindi parleremo di allattamento materno, del pianto del bambino e della lettura e della musica come un aiuto concreto per la crescita psicologica, emotiva, sociale del bambino stesso. Io sono Alessandra Coppo e da qualche anno rappresento l'associazione di volontariato Ospedale Dolce Casa, che è presente presso il reparto di pediatria dell'ospedale di Cirié. Le attività di umanizzazione che sono rivolte ai piccoli pazienti rivolgono un particolare attenzione a creare un ambiente a dimensione di bambino anche durante l'esperienza dell'ospedalizzazione e della malattia. La nostra amministrazione ha sostenuto questa iniziativa proprio perché oggi è la giornata di benvenuto ai neonati del 2017. Quest'anno i neonati invitati a partecipare sono ben 84, quindi abbiamo avuto un netto aumento delle nascite dei bimbi poi residenti a Quarnier. Su 84, raccontavo proprio ora, ben 3 sono le coppie di parti gemellari. Ecco, quello che ci auguriamo noi è non solo che questi bambini entrino a far parte attiva della nostra comunità e che poi conducano qui la loro vita, ma anche e soprattutto per quanto riguarda il nostro assessorato alla cultura, proprio che questi bimbi diventino parte della nostra biblioteca civica, intesa come una comunità di lettori, una comunità di persone che condivide un messaggio di cultura. E quindi ecco, speriamo che i genitori accolgano sin da oggi l'invito a portare i loro bambini in biblioteca e a condividere con loro l'esperienza meravigliosa della lettura.